Ciao ragazze, oggi vi faccio vedere come realizzare un alberello con tecnica One Stroke. Iniziamo conoscendo i colori acrilici. Sino ad oggi i migliori che ho provato sono quelli della Crystal Nails, già miscelati e pronti per essere utilizzati. Li diluisco soltanto quando devo realizzare delle microlinee in modo da rendere l'applicazione più fluida. Il contenuto è di 8 ml e costano 3,70 € circa. Al secondo posto metto questi Polycolor, ottima copertura, ma questo necessita la miscelazione dato un composto pastoso e non fluido. Il contenuto è di 20 ml. Costano sui 3,50 €, ma a differenza della Crystal Nails durano molto. Un altro valido prodotto sono questi Acrylic Start che ho comprato da Bricoman e sono di 75 ml, già miscelati e pronti per essere utilizzati, con una buona copertura e durano all'infinito. Come ultima opzione ci sono questi acrilici venduti a confezione da 12 tubetti, al costo di circa 4 euro. Non sono eccellenti, ma come inizio sono accettabili. Il composto è fluido e contengono 12 ml di prodotto. Adesso parliamo dei pennelli. Questi sono i pennelli che ho acquistato di recente, un pennello piccolo a punta fine, uno medio e uno lungo, uno medio a punta piatta e angolato ed uno con punta piccola conservatoio. Sono della linea Shorking e li ho acquistati in un negozietto qui a Catania. Ogni pennellino è costato 2,50 €. Questo a punta piccinissima lo utilizzo soprattutto per i contorni e i dettagli di precisione. Il secondo pennellino ha la stessa funzionalità del primo, ma con questo posso anche realizzare delle mini linee. Con il terzo pennellino realizzo i ghirigori e delle linee molto più lunghe. Il pennello angolato e piatto serve più, diciamo, per la tecnica One Stroke e non si sceglie solo in base al numero, ma anche in base alla grandezza dell'unghia. Infatti, se dovesse acquistarlo, questo tipo di pennellino, fate sempre la prova sull'unghia come sto facendo adesso in video io. L'ultimo pennellino lo utilizzo per realizzare petali, foglie o anch'esso per realizzare dei ghirigori, grazie al serbatoio che è quella parte cicciotta del pennello che riesce a contenere più prodotto. Ovviamente le setole dei pennelli devono essere morbide per facilitare i movimenti delle varie tecniche. Per questo tutorial, essendo fatto su un foglio, ho utilizzato lo stesso pennello piatto d'angolato che vi ho fatto vedere in precedenza, ma più grande, e i colori acrilici economici in modo da farvi vedere come funzionano e che tutte potete acquistare. Poi serve un vasetto con dell'acqua, ma non importa la temperatura, e un nastro adesivo che utilizzo per miscelare i colori. Passiamo alla realizzazione della tecnica base. Per prima cosa inumidisco il pennellino e tolgo l'eccesso con uno strofinaccio e appiattisco per bene le setole. Prelevo un po' di colore bianco con la punta lunga e un po' di colore verde con la punta corta. Poi scarico il pennellino sul nastro di carta, ma allo stesso tempo miscelo i due colori in questo modo. Il movimento che necessita questa tecnica è un movimento oscillatorio, anche detto a onda. Bisogna creare un movimento su e giù con il pennello, creando così, diciamo, un disegno sfumato. Essendo il foglio bianco, forse i colori non sono i più idonei per farvi vedere l'effetto. Perciò adesso ingrandisco l'inquadratura in modo da farvi vedere meglio il su e giù che intendevo prima, per realizzare questo effetto. Adesso passiamo al tutorial. Ho
realizzato uno sfondo nero in modo da esaltare più i colori ed utilizzato un verde più chiaro. Preparo il pennello miscelando bene i colori e cerco di caricarlo il più possibile in questo modo. Così. Inizio sempre creandomi un punto di partenza e uno di fine. Essendo che devo realizzare un alberello, le due linee non sono dritte ma un po' più trasversali. Dal punto di partenza creo le onde partendo dall'alto e scendendo verso il basso, con dei movimenti oscillatori, come dicevo in precedenza, e conseguitivi. Essendo il colore non molto coprente, ripeto lo stesso procedimento. Parlando di questi colori, come vi dicevo prima, non sono eccellenti, ma alla fine per il costo che hanno non sono niente male. L'unica pecca è che non si asciugano rapidamente, perciò tra un passaggio e l'altro bisognerebbe aspettare. Sto caricando il pennello di colore in modo da realizzare la seconda balza dell'albero. Ovviamente anche qui ho una linea di partenza e una di fine, è sempre fatta in modo trasversali con punta esterna rispetto alla balza precedente. Il movimento è sempre lo stesso e man mano che lo si fa, si riesce sempre più a perfezionarlo. Ovviamente anche per questa balza necessita un'ulteriore stesura. Da qui velocizzo, dato che il movimento e la tecnica sono sempre le stesse, così non vi annoio ulteriormente. Diciamo che con questa tecnica non necessita un'ulteriore precisione, ma molta fantasia. Adesso passo alle decorazioni e inizio realizzando una semplice stellina in punta. Poi, con un pezzetto di spugnetta e del colore acrilico bianco, realizzo l'effetto neve. Sempre con acrilico bianco, creo delle linee e poi vado sfumandole, creando delle profondità. Infine, do un ulteriore abbellimento al decoro, creando delle stelline e dei fiocchi di neve. Aggiungo delle decorazioni all'albero disegnando delle bocce e poi con un colore bianco acrilico creo dei tocchi di luce. Ovviamente potete decorarlo come più vi piace.
Questo è il risultato finale, mi sembrava giusto farvelo vedere anche sulle unghiette e devo dire che il risultato finale non mi dispiace. Spero vi sia piaciuto anche a voi e che soprattutto sia stata chiara. Spero anche che questo video sia stato utile a qualcuna. Se avete delle domande, chiedete pure con un commento qui sotto che vi risponderò. Io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e vi auguro delle buone feste e un buon Natale. Ciao!